Fratelli miei cari, buongiorno! Today is the day! Oggi, giovedì 11 aprile, chiacchiere zero, sensazioni, formazioni, interviste, dichiarazioni, zero. Stasera parlerà il campo, stasera parlerà il campo. Oggi è il giorno della partita, c'ho una carica addosso, non vedo l'ora di andare a San Siro, non vedo l'ora. Visto che ormai mi sto guardando soltanto le partite di Europa League. Sono, guardate come sono, tranquillo, sono, vabbè, tranquillo è un parolone, dai, diciamo che tranquillo è un po' un parolone. Però la parola d'ordine deve essere tranquillità. Tranquillità, non perché sono sicuro di passare, questo non lo dirò mai, altrimenti ci saranno poi delle prove schiaccianti per il quale verrei perculato. La parola d'ordine, ragazzi, deve essere tranquillità. Se il Milan fa il Milan nei 180 minuti, dobbiamo stare tranquilli, perché il destino farà il suo corso. Però dobbiamo fare il Milan dal primo minuto fino al 185esimo. Quindi, se per caso questa sera dovesse andare bene, non pensiamo che tutto sia fatto. Job done done, come direbbe Kobe Bryant in una partita dei playoff, non mi ricordo quale, forse del 2009. Job's not done. Erano 3-0 nella serie, gli mancava una partita per vincere e molti gli hanno detto: vabbè, dai, siete in finale. Il lavoro non è finito, però c'è da fare ancora l'andata, quindi guardiamo la partita di stasera con calma, con tranquillità. Abbiamo recuperato Chau, che io credo sarà della partita, perché per quanto riguarda l'esperienza avrei preferito ovviamente Kier, però Chau dal punto di vista fisico su Lukaku non dico che lo vedo bene, perché per me Lukaku rimane un treno, rimane un gran giocatore. Non dico che neanche mi fa stare tranquillo, perché il Chau di quest'anno non è assolutamente il miglior Chau, però sono più contento se gioca Chau. Ecco, sono più contento se gioca Chau, perché comunque Kier è un discorso un po' particolare, devi stare sempre lì a sapere se è al 100%, se non è al 100% rischia di essere un anello debole. Però non vedo l'ora di essere lì sopra San Siro, non vedo l'ora di essere lì sopra San Siro, voglio vedere San Siro che se lo mangia, si mangia tutti, cioè proprio trascina tutti, deve trascinare tutti, perché deve essere un fattore, perché il fattore olimpico poi lo troveremo di là. Può essere sia un vantaggio che un svantaggio giocare la prima in casa. Per me è un vantaggio, perché ovviamente, ovvio, se fai 3-0 è bel che è andata, però anche se dovessi vincere 2-1, ecco, se dovessi vincere 2-1 sarei molto preoccupato. Però questa sera la differenza la deve fare, come al solito, come dico sempre, atteggiamento e approccio. Atteggiamento e approccio. Atteggiamento e approccio. Atteggiamento e approccio. Deve entrarvi qui dentro, mi deve entrare. Perché con un atteggiamento e un approccio superiori, noi siamo superiori alla Roma. Questo lo voglio dire, che voglio che sia anche ben chiaro. Come ho detto, la parola deve essere tranquillità, ragazzi. Tranquillità. Perché adesso ci stanno facendo spacciare come la Roma, che comunque sarà il nostro spauracchio. La Roma non è il nostro spauracchio. Secondo me sono più loro ad essere preoccupati rispetto a noi. E questo, ragazzi, mi dispiace, io sono molto uno che non si sbilancia troppo. Spero di passare, voglio passare. Però se c'è qualcuno che è preoccupato, quelli dovrebbero essere loro e non noi. Il campionato, le partite di campionato parlano chiaro, ma è vero che c'è De Rossi che ha dato un'impronta molto concreta alla loro squadra, molto forte. È una Roma che finalmente gioca a calcio. È una Roma che protesta sempre di meno. Però ha dei punti deboli, e noi i punti deboli, il nostro punto debole sarà la difesa, ovviamente lo sappiamo. I centrali di difesa per noi saranno i nostri punti deboli, soprattutto per gli attaccanti che hanno loro, perché El Shaarawy, Pellegrini, Dybala e Lukaku, anche loro hanno tanta roba. Però dal centrocampo in giù, e noi dal centrocampo in su, siamo discretamente forti, diciamo, dai, siamo belli leggeri, siamo discretamente forti. Mi aspetto. Tutti quanti direbbero: l'uomo della partita dovrà essere Leao, dovrà essere. Secondo me, l'uomo chiave nostro, nostra sarà. L'uomo nostro chiave sarà Ruben Loftus-Cheek. Mi voglio sbilanciare su questo, perché Loftus-Cheek sta imparando a giocare tra le linee, ragazzi. Quel ruolo lì ormai Pioli glielo sta cucendo bene intorno. Glielo sta cucendo bene intorno alla sua sagoma. E Loftus-Cheek, dal punto di vista tecnico, mi sta sorprendendo anche a me. Dal punto di vista fisico non è una sorpresa, ma è dal punto di vista tattico che sta iniziando a fare la differenza, e questa sera la deve fare tutta. Perché? Perché loro hanno due difensori centrali, loro sanno difendere bene, su questo non c'è dubbio.
però loro hanno Paredes e Cristante che in fase di possesso sono molto schiacciati con i difensori centrali, e lì devi fare proprio, lì deve essere proprio la spina del fianco, lei deve essere proprio la spina del fianco, perché ovvio venire qua a dire Leao deve essere l'uomo della partita, ovviamente spero che lo sia, se non lo è Loftus-Cheek, però questa sera voglio puntare decisamente su Ruben, proprio perché sono molto schiacciati i difensori centrali e i loro centrocampisti sono molto schiacciati, e lì in mezzo fanno molto fatica a far girare palla, tra Paredes, Cristante, Paredes, Cristante e anche quell'altro, mi sembra, anche Bove, se dovesse entrare Bove. Loro giocheranno con un 4-3-3, credo, mi sembra abbastanza azzardata la mossa di De Rossi, perché io giocherei con la difesa 3, con i difensori, con le ali, che in fase di non possesso fanno i terzini, quindi difenderei a 5. Quindi mossa rischiosa per De Rossi, che comunque mi fa... cioè, è un allenatore che mi preoccupa, sì, però l'allenatore non entra in campo, ragazzi. L'allenatore non entra in campo. Alla fine chi va in campo sono sempre i giocatori. Quindi, come ho detto, mossa chiave dovrebbe essere Ruben Loftus-Cheek. Leao contro Celik è un mismatch. Mismatch che spero che stasera Leao, con tutte le parole che si è sentito dopo la partita contro il Lecce, se le sia belle segnate sul quadernino, e che questa sera se li mette lì belli a sfogliarle nel campo, e che faccia tutta la differenza del mondo, perché come dicevo in qualche altro video, l'unico giocatore in Italia che può fare la differenza quando vuole è proprio Rafa Leao. Mi aspetto una gran partita dei due di centrocampo, che saranno Bennacer e Reinders, perché anche da lì passerà molta della nostra qualificazione. Tanto faccio una roba che non dovrebbe mai essere fatta, ovvero corsia d'emergenza, perché basta, fatemi andare a casa, sono stufo oggi, voglio riposare. Me la guarderò al terzo blu, perché o me la guardavo al terzo blu o altrimenti me la devo guardare da casa. E l'Europa League, ci sono andato contro il Rennes, sono andato con lo Slavia Praga, e diciamo che ha portato discretamente bene. Speriamo che non c'è 2 senza 3. In questo momento le mani sono belle basse. Tra Mancini e Llorente, ecco lì anche Giroud dovrà fare, non ho dubbi che lo faccia, dovrà fare tutta la differenza del mondo, però dal punto di vista aereo quest'oggi Giroud secondo me troverà pane per i suoi denti. Ovviamente Giroud è un aerone quando va a saltare di testa, chiedetelo a Skriniar contro il Paris Saint Germain. Però c'è Mancini e Llorente, ecco lì la vedo un po' più mismatch a favore loro, perché comunque Giroud è uno solo e già so che i difensori centrali si chiuderanno totalmente a chiudere Giroud, ovviamente sperando che gli altri nostri giocatori, ovvero le ali, creeranno più superiorità numerica, ecco, perché comunque loro si presenteranno con Spinazzola. Io sinceramente avrei fatto giocare Angeligno, però va bene, fai giocare Spinazzola. Io avrei fatto giocare Angeligno perché Angeligno sta dimostrando di essere un gran giocatore, mentre Spinazzola quest'anno ha fatto un po' una stagione quindi Pulisic da quella parte lì mi dispiace, ma a Spinazzola devi fargli capire che non deve andare in avanti ma deve preoccuparsi più di dietro, perché altrimenti tu prendi e li fucili, caro Chris, tu li fucili, gli arpioni, gli arpioni. Basta, abbiamo parlato di tutti. Teo Hernandez, cosa c'è da dire su Teo Hernandez? Dalla parte di El-Sharawi ci sarà Calabria, ecco, quella lì potrebbe essere qualcosina di preoccupante, però Calabria ci ha dimostrato che comunque nelle serate di Champions le sue porche figure, le sue prestazioni alla fine le tira fuori sempre, sperando che lo possa fare questa sera. Diciamo a Calabria, mettiamogli in testa che quello lì non è Sharawi e Kvaratskhelia, così almeno magari aumenta la concentrazione. E poi ragazzi, i nostri punti deboli sono i difensori centrali, effettivamente. Gabbia magari no, gli voglio dare tutta la fiducia di questo mondo, perché se la sta comunque meritando Gabbia, guardate cosa sto dicendo. Quello che mi fa paura, ragazzi, è ciao Lukaku. E poi vabbè la mina vagante di Dybala, quella è una mina vagante, perché o ti imbrocca la partita di Dybala o altrimenti è abbastanza inutile. Io spero che questa sera sia inutile, voglio sperare che questa sera sia inutile. Lukaku ciao, dovremmo dare molta fiducia a ciao, che quest'anno non è di sicuro il miglior ciao, però quello è Lukaku, che di sicuro non è il miglior Lukaku. Ragazzi, fatemi sapere voi chi avreste fatto giocare.
C'è una giornata perfetta, 27 gradi in quel di Milano, però farà freddissimo, lo sappiamo, a San Siro fa freddo la sera anche a giugno. Quindi carichi per questa cazzo di partita, non venite a farmi sclerare nel video post, per favore. Voglio vivere una serata tranquilla. Un bacio, ciao a tutti, forza Milan, ciao a tutti.